interfaccia, ovvero come si presenta Blender all'utente. Allora, Blender è impostato e strutturato su un sistema di finestre, finestre che suddividono lo schermo, lo frazionano, finestre modificabili. È possibile creare nuove finestre oppure chiuderle, fonderle tra di loro. Ognuna di queste finestre ha una funzione dedicata allo scopo per cui stiamo utilizzando il programma. Si può utilizzare il programma per la programmazione o per l'editing video, piuttosto che l'editing delle texture per la mappatura. Si può utilizzare il programma per i videogiochi. Ecco, ognuna di queste finestre ha quindi una funzionalità specifica. L'impostazione delle finestre, cioè quante ne tengo aperte, qual è la dimensione, qual è la posizione di ogni finestra, viene definita layout. Tutti i layout sono raccolti in un menu. Questo lo evidenzio. Da questo menu vediamo il simbolo è un po' inusuale, poi cercheremo di capire come funziona, come si usano questi strani menu, che sono sostanzialmente menu tipologici. Ecco, dal tasto indicato è possibile scegliere un diverso layout, e come possiamo vedere ne esistono di già predisposti per una specifica operazione. Compositing sarebbe per esempio la post produzione dell'immagine, dell'immagine o del video, e lo scripting, appunto, la programmazione, il game logic, quindi l'elaborazione di videogiochi, piuttosto che l'editing video. Ecco, noi per cominciare ad avvicinarci al programma e capire e imparare a riconoscere quelli che sono gli elementi che caratterizzano ogni finestra, scegliamo tra questi layout il primo. Si chiama 3D View Full, ovvero, come si vede, un'intera inquadratura dedicata allo spazio 3D, lo spazio tridimensionale dove staranno i nostri oggetti, gli oggetti che creeremo. Ecco, qui chiaramente lo spazio è molto più sgombero e più libero, e quindi abbiamo meno confusione, riusciamo più facilmente a riconoscere appunto gli elementi costitutivi della finestra. Diciamo che tutte le finestre hanno sempre tre elementi, diciamo due elementi costitutivi. Queste due frecce, o meglio, queste due zigrinature che si trovano nell'angolo in basso a sinistra e in alto a destra della mia finestra, quindi sui due angoli opposti sulla diagonale della finestra, è una barra di stato. Allora, in questo momento, secondo questo layout, la barra di stato non è visibile, ma se si fa clic su questo simbolo più, è possibile appunto tirarla fuori, espanderla. Ecco, diciamo che le due zigrinature hanno la funzionalità di aprire e chiudere nuove finestre, lo vedremo tra un attimo. Per quanto riguarda invece la barra di stato, quello che va indicato è che qui, la barra di controllo sostanzialmente della finestra, avremo in funzione della finestra scelta menu dedicati, avremo dei pulsanti e quindi degli strumenti. In questo caso abbiamo l'allocazione di layer, abbiamo gli snap, insomma abbiamo una serie di strumenti. Quello che però tutte le finestre hanno in comune è questa casella. Ovvero una casella il cui simbolo rappresenta lo spazio di lavoro in uso,
questo caso stiamo lavorando sullo spazio che si chiama 3D View e appunto è lo spazio dove modelliamo gli oggetti. La barra di controllo normalmente ha una posizione funzionale in funzione della finestra scelta e può trovarsi o in basso, come in questo caso, o in alto della finestra. Per spostare la barra in basso o in alto, basta cliccare col tasto destro del mouse e cliccare su flip to bottom o viceversa, flip to top. Abbiamo già visto che la barra di stato può essere nascosta trascinando dal bordo la barra verso l'esterno, verso il margine della finestra, è possibile farla scomparire. Verrà fuori quel simbolo più che ci permette di rifarla comparire nuovamente, appunto. Quindi, allo stesso modo, troviamo sugli angoli della finestra altri due simboli più. Si tratta di dei modi, dei pulsanti attraverso cui possiamo far comparire due barre degli strumenti che sono proprie di questo spazio di lavoro, ovvero della 3D View. Quindi cliccando sul più è possibile tirar fuori questa barra degli strumenti, mentre cliccando su quest'altro più, su quello di destra, tiriamo fuori un'altra barra degli strumenti. In realtà si tratta di barre che hanno uno specifico nome e quella di sinistra si chiama Tools Shelf, quindi la barra degli strumenti, appunto il pannello degli strumenti, mentre quella di destra si chiama Property Shelf. Quindi il pannello dove saranno indicate le proprietà degli oggetti selezionati. In entrambi i casi è possibile far scomparire e ricomparire il pannello oltre che trascinandoli fuori dallo spazio di lavoro, anche con un tasto di scelta rapida. Nel caso di Tool Shelf il tasto è la T. E quindi cliccando T scomparirà e cliccando T ricomparirà. Nel caso di Property Shelf il tasto è la N. Ecco, sono due sistemi rapidi per far comparire e scomparire queste due barre che molto spesso sono utili, ma molto spesso ingombrano e riducono appunto lo spazio di lavoro. E il fatto di utilizzare gli strumenti, i comandi da tastiera, è una cosa che ci abitueremo presto, è molto importante per consentire un veloce utilizzo del programma. Come vediamo, il pannello degli strumenti, la Tool Shelf, è ricca di pulsanti. Pulsanti che attivano determinati comandi, determinate trasformazioni che in genere vengono fatte all'oggetto. Noi non li vedremo su questo video, li vedremo in futuro. Quello che ci interessa però è abituarci a comprendere quali sono le forme attraverso cui l'interfaccia permette l'interazione. E anche l'organizzazione, appunto, oltre a questi pulsanti, vediamo per esempio che ci sono una serie di raggruppamenti, dei paragrafi sostanzialmente entro cui vengono raggruppati i vari pulsanti che ci permettono di organizzare e anche se presi da questa ulteriore zigrinatura di spostare e di quindi adattare l'interfaccia a quelli che sono poi gli utilizzi che più frequentemente noi facciamo appunto di essa. Di recente sono stati introdotti è stato introdotto questo sistema di tabs, così viene definito, cioè di tabelle che raccolgono appunto sempre per tipologia una serie di strumenti. Se andiamo invece nella property shelf, quindi nella barra delle proprietà, vediamo che il
il range, la tipologia di caselle è molto più corposa, molto più ricca, effettivamente probabilmente anche un po' eccessiva, ma è in corso un lavoro di riscrittura e di aggiustamento dell'interfaccia su Blender. Tuttavia, già adesso, insomma, alcuni elementi è il caso di soffermarsi su alcuni di questi elementi. In particolare, vediamo come ci sono alcune caselle che, come possiamo comprendere, insomma, sono caselle dove è possibile immettere dei dati. Nel caso, per esempio, della location, quindi della posizione dell'oggetto, è possibile fare un clic sulla posizione X e dare un determinato valore, che ne consente chiaramente il riposizionamento. È possibile anche utilizzare queste frecce che producono dei leggerissimi spostamenti e che quindi permettono una più raffinata correzione appunto della posizione dell'oggetto. La cosa interessante è l'utilizzo, meno usuale, è l'utilizzo invece del sistema di trascinamento, cioè è possibile cliccando con il tasto sinistro del mouse e trascinando verso sinistra o verso destra, produrre una trasformazione continua sostanzialmente e quindi poter lavorare in questo modo attraverso quello che è un sistema più gestuale. Ecco, quindi è abbastanza interessante questo utilizzo. Va anche detto che questo utilizzo insieme, cioè il tenere premuto e trascinare su un dato valore insieme al tasto Shift, al tasto maiuscolo della tastiera, permette di fare la stessa trasformazione ma con una velocità ridotta, quindi con una maggiore raffinatezza dello spostamento, della trasformazione. Quindi per piccolissimi spostamenti poi è possibile appunto aiutarsi utilizzando anche il tasto Shift. Sempre nella barra delle proprietà, nella Property Shelf, vediamo che poi ci sono tutta una serie di menu che si presentano in forme diverse, ma sono semplici menu a tendina, altri appunto che permettono una scelta, un'opzione che poi appare chiaramente nella casella. Ci sono checkbox, quindi quelli che sono, insomma, delle modifiche che poi rimangono permanenti fino a che non vengono disattivate. Altre forme come i tasti radio sono un po' meno presenti, cioè quei tasti che permettono di fare una scelta opzionale tra più scelte, tra più opzioni, sostanzialmente allo stesso modo, con lo stesso funzionamento, per esempio, è questo gruppo di strumenti. E quello che magari può essere qui utile soffermarsi è questo sistema di menu, ovvero un menu che è lo stesso che abbiamo già visto quando abbiamo modificato il layout, che permette di fare una scelta secondo una specifica tipologia. Sono menu che raccolgono tutte le istanze presenti nel file di quella specifica tipologia, quindi qui sono raccolti tutti i layout che sono legati a questo file. Ci possono essere le scene, ci saranno menu, abbiamo già visto per esempio quello con gli oggetti presenti nella scena. Ecco, come è composto quindi questo sistema appunto di selezione? Da questa prima casella che identifica la tipologia, questo cosa abbiamo detto sono layout, da uno spazio, un campo di testo che è scrivibile, quindi è possibile modificare il layout, in questo caso il nome dell'oggetto appunto selezionato, un tasto più che consente di creare nuove copie dello stesso layout, e il tasto X che invece consente di cancellarne. In alcuni casi, oltre a questi tasti, compare un'ulteriore casella. E questo è il caso che in genere presenta una lettera F, che sta per fake, cioè una finta istanza dell'oggetto,
piuttosto che il numero delle volte che l'oggetto è stanziato. Questo magari adesso può sembrare un po' oscuro, ma lo si capirà utilizzando il programma, si capirà meglio qual è il senso di questo sistema. Come dicevamo, ogni finestra ha tutte le finestre, presentano sia la barra di stato con il simbolo che identifica e differisce, fa comprendere qual è la tipologia di finestra che abbiamo in uso, che è questa coppia di zigrinature che si trova sempre in alto a destra della finestra o in basso a sinistra. A volte è coperta, come in questo caso, la barra di stato, ma resta la funzionalità che ha questa zigrinatura. Che funzionalità hanno? Hanno quella di poter aprire, sostanzialmente svelare, nuove finestre uguali a quelle esistenti. E quindi, se mi posiziono con il cursore sulla finestra, il cursore cambierà forma diventando un crocino, non più una freccia, e trascino col tasto sinistro del mouse verso l'interno della finestra, avrò modo di sdoppiare, di duplicare la finestra in due finestre, appunto, che rappresentano la stessa tipologia. È chiaro che poi potrò scegliere un'altra funzione. Per esempio, posso mettere le proprietà degli oggetti. Quello che è appunto una finestra dedicata alle proprietà degli oggetti di rendering della scena, molto molto ricca e che vedremo nei prossimi video. Oppure posso mantenere, per esempio, sempre la 3D View e scegliere di utilizzare un'altra visualizzazione dell'oggetto, magari una visualizzazione in pianta. Quindi, per tirar fuori una finestra, sostanzialmente trasciniamo verso l'interno della finestra, andando verso l'alto, verso il basso, verso sinistra, verso destra, in funzione chiaramente dell'angolo che stiamo trascinando, e sveleremo quindi la nuova finestra. Bisogna fare attenzione, perché se dalla finestra si va in direzione, cioè dall'angolo scelto, si va nella direzione della finestra in cui esso è contenuto, allora verrà creata una nuova finestra. Se si va nella direzione opposta, cioè verso l'esterno, quindi in questo caso da qui verso sinistra, ecco, viene attivato il sistema per chiudere le finestre, o meglio, per fondere le finestre. E quindi sto tenendo premuto il tasto e avrò la possibilità di scegliere quale finestra deve sostituire l'altra in un'unica grande finestra. Ecco, questa operazione, che appunto serve a chiudere quelle che sono le finestre che non vogliamo più tenere aperte, in alcuni casi, anzi molto spesso, per chi inizia a utilizzare il programma, produce questo effetto collaterale, ovvero si crea una nuova finestra, si è sbagliato il verso, si torna indietro, si cerca di chiuderla. Non ci si riesce perché a quel punto la finestra non può più essere chiusa. Allora si riprova dalla nuova zigrinatura e così via. Si cerca di chiudere la finestra senza tuttavia riuscirci perché il sistema appunto funziona solo secondo uno specifico gesto che è quello che va dalla zigrinatura verso la finestra che si vuole coprire o si vuole sostituire. E quindi questo diciamo che è un lavoro che solo l'abitudine, solo la pratica può rendere agevole, può rendere facile. Un altro modo che forse può ridurre i problemi che si ha nell'utilizzo di queste zigrinature, ripeto, solo l'esercizio riesce a risolverli, è l'utilizzo del tasto destro del mouse. Se si fa un clic col tasto destro del mouse su una linea che separa due finestre, c'è la possibilità di creare nuove finestre splittando, quindi dividendo una finestra già esistente, piuttosto che unire due
di diverse finestre. E quindi in questo caso, se si fa un clic su Split Area, abbiamo la possibilità di scegliere quale delle due finestre vogliamo dividere e in quale posizione. Allo stesso modo, se si fa un clic su Join Area, abbiamo la possibilità di scegliere, muovendoci con il mouse senza tenere premuto, quale finestra deve sostituire l'altra. Ecco, questo diciamo che è appunto un lavoro, un esercizio che va fatto e quindi bisogna prendersi il proprio tempo per occuparsene. Bene, abbiamo quindi riaperto un nuovo file. A questo punto dovremmo essere in grado, dopo quello che abbiamo detto, di riconoscere quelli che sono gli elementi, quelli che sono le finestre esistenti nel nostro schermo, nel nostro monitor, e anche di poterli gestire. Quindi sarà per noi abbastanza facile nascondere o mostrare quella che è la barra degli strumenti, la tool shelf col tasto T, col tasto N. Far scomparire e far riapparire la barra delle proprietà. Sarà per esempio facile nascondere e cancellare quella che è una finestra che non utilizzeremo, cioè la finestra delle animazioni. Quindi per farlo, per esempio, possiamo cliccare su questa zigrinatura e andare verso l'alto, tenere premuto e quindi scegliere la finestra invece che vogliamo nascondere, che è appunto quella delle animazioni. Il layout di partenza, il cosiddetto appunto layout di default, per il resto è assolutamente funzionale a quelle che sono le esigenze della modellazione, del rendering per l'architettura, per la progettazione e come si presenta. Oltre allo spazio 3D View, si presenta con una finestra che si chiama Outliner, che è una finestra che mostra sostanzialmente l'albero degli elementi contenuti nella scena e degli elementi con tutti gli elementi figli o le proprietà che li caratterizzano. Questi chiaramente impareremo a conoscerli con il nostro andando avanti nel percorso che stiamo facendo. Oltre appunto all'outline e alla 3D View, abbiamo una finestra che si chiama Property Window, quindi finestra delle proprietà, che è una finestra molto ricca che serve a definire sostanzialmente le impostazioni per tutti gli elementi che utilizziamo nella scena, dal settaggio del rendering a quelli dell'ambiente, dello sfondo, dei vari oggetti, delle mesh, dei rapporti di parentela tra le mesh, dei modificatori, insomma tutte cose che chiaramente saranno analizzate nel tempo. Sostanzialmente, per quanto riguarda l'interfaccia, abbiamo detto quello che serve, e quindi alla prossima.